Cari amici, benvenuti in questo nuovo video. Dunque, torniamo a parlare con la rubrica degli stadi e vi annuncio che ovviamente adesso pian piano le rubriche sugli stadi e sulle magliette andranno un pochino a rallentare come uscita. Ci abbiamo fatto del periodo dove uscivano praticamente tutti i giorni un video di una delle due rubriche. Adesso pian piano si andrà un pochettino a calmare, non tanto perché, ma perché la quarantena è finita. Spero di come poter ricominciare a lavorare. Quindi sicuramente ci saranno queste rubriche, andrò avanti finché riuscirò ad andare avanti, ma a cadenza più ampia, forbice di cadenza più ampia, credo che sia giusto anche così. Bene, ragazzi, allora oggi parliamo di una squadra francese, il Paris Saint-Germain. Oggi è un video un po' particolare perché parleremo del Paris Saint-Germain, ma in realtà parleremo di uno stadio solo e vi racconterò qualche aneddoto su questo stadio. Per quale motivo? Perché il Paris Saint-Germain è nata nel 1970 e ha sempre utilizzato, tranne i primi anni, ma proprio in maniera solo perché dovevano aspettare la costruzione del Parco dei Principi, appunto il Parco dei Principi. La Juventus ha sempre giocato contro il Paris Saint-Germain al Parco dei Principi, ma quello che molti non sanno è che questa struttura dello stadio francese è in realtà la terza ristrutturazione. Il Parco dei Principi, scusate se sono ripetitivo, ma il nome dello stadio è quello, è stato buttato giù per due volte e costruito per tre. Quindi in realtà, nonostante sia uno stadio creato nel 1897, è uno stadio che viene utilizzato nella forma attuale soltanto dal 1971, anno appunto subito l'anno dopo la fondazione del Paris Saint-Germain. Ricordiamo che il Paris Saint-Germain è una fusione tra due squadre, il Paris e soprattutto il Saint-Germain Football Club, quindi tantissimi stadi a Parigi sono stati utilizzati in quegli anni. Farò anche un approfondimento poi più avanti anche sullo Stade Colombé, molto famoso in Francia, ma non è questo il caso. Quindi parliamo invece del Parco dei Principi, che viene inaugurato nel 1897 sotto la sua prima forma, che mantenne fino al 1931. Questo stadio era più che altro un velodromo. C'era il velodromo sopra il campo da calcio, in poche parole. Era molto più visibile il velodromo, il campo da calcio sembrava quasi un contorno per questo stadio. Ovviamente questo andava bene per il calcio dell'epoca, perché allora in Francia era molto più vissuto il ciclismo rispetto al calcio, come era logico, come era giusto allora. E la Juventus qui ci giocò una partita sola, un'amichevole, durante una tournée che fece nel 1929. La Juventus fece una tournée molto lunga in Francia, giocò 4 partite, 4, 5, 6 partite, ne giocò veramente tante, giocò a Marsiglia, giocò a Cannes, giocò a Monaco e giocò a Parigi contro una rappresentativa della città di Parigi che chiudeva diverse squadre professionistiche e dilettantistiche, e vinse 3-2 con la tripletta di Raymond Orsi. Quindi questa è la prima partita e l'unica che la Juve gioca in questa struttura. Perché? Perché nel 1931 decidono di buttarla giù e costruire il secondo Parco dei Principi, più adatto al gioco del calcio, insomma, più equilibrato, diciamo 50 e 50, perché ancora c'era il velodromo, ancora il velodromo era evidente, ma c'era più spazio, più posti a sedere, più adatto, come ho detto, alle partite di pallone. Anche sotto la spinta comunque dei mondiali che dovevano arrivare in Francia, nonostante appunto con la spinta, insomma, c'era più voglia di vedere uno stadio più gli stadi mi migliori. Nonostante questo, il Parco dei Principi in quegli anni lì rimaneva il secondo stadio di Parigi, perché il più importante rimaneva lo Stade Colombé. Come ho detto prima, farò un aggiornamento più avanti su questi stadi. L'unica partita che la Juventus vince in questo stadio è nel 1952, Sporting Lisbona-Juventus 2-3, finale terzo-quarto posto per la Coppa Latina, la vecchia coppa che vedeva la campionessa d'Italia contro la campionessa francese, contro la campionessa spagnola e la campionessa portoghese. Una coppa sicuramente di prestigio che la Juve non ha mai vinto, e perché siamo sempre andati a giocarla come un'amichevole. Questa era la finale terzo-quarto posto, la Juventus vince grazie alle reti di Boniperti, Hansen e Vivolo, vince la Juve appunto 3-2. Questo è lo stadio anche dove la Juventus giocò il famoso spareggio contro il Real Madrid, che purtroppo ci eliminò dalla Coppa dei Campioni dopo che eravamo andati a vincere al Bernabeu, con un arbitraggio alquanto discutibile. Questa struttura regge fino al 1971, quando poi
Comune di Parigi decide che era ora di aggiornare questo stadio e renderlo uno stadio di calcio. Non c'era più bisogno dei velodromi, anche perché il ciclismo piano piano stava diventando sempre più spo meno sport da velodromo e sempre più sport da strada e da pista coperta, quindi i velodromi erano poco utilizzati. A Parigi c'erano già altre strutture adibite, quindi giustamente hanno deciso di regalare al Paris Saint-Germain questo stadio, che vede appunto giocare il Paris Saint-Germain come squadra di casa. E la Juventus qui fa delle partite spettacolari. La prima che mi viene in mente è il 6-1 a Parigi con in Supercoppa Europea. Fantastico, c'è cioè una partita meravigliosa. Mi vengono in mente vittorie anche con Baggio, eccetera, in Coppa UEFA, qualificazioni, eccetera. Ma la prima vittoria della Juventus al Parco dei Principi è nella Coppa UEFA del 1989, dove la Juventus vince per 1-0 con la rete del portoghese Rui Barros. E ovviamente adesso al Parco dei Principi sappiamo tutti com'è adesso, insomma, è il Parco dei Principi moderno, diciamo, quello odierno è così. Quindi ragazzi, questa è la storia di del Paris Saint-Germain, ma più precisamente questa è la storia del Parco dei Principi, perché è l'unico stadio di casa della storia del Paris Saint-Germain da quando è diventato appunto Paris Saint-Germain. E spero che vi sia piaciuto il video, a me non resta che salutarvi e darvi appuntamento con i prossimi video del canale, quindi ciao a tutti e buonanotte.